Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata in questa splendida sala Mantiqueliana. Io ho avuto la fortuna di essere qua già un'altra volta nel 2016 e c'era ancora il sindaco Emilio De Gol, quindi è un piacere per me ritornare su questo palco così prestigioso. Una serata organizzata in occasione dell'80° di Nikolaevka e organizzata da la sezione alla di Brescia, che ringrazio il presidente Turini per presente che mi ha invitato, dal comando della brigata prominenza generale presente, che poi introdurrà la giornata che è qui alla mia destra. Ovviamente porto il mio saluto al comandante Truppe Alpine, il generale Gamba e al presidente nazionale dell'Associazione Alpini che sono qui davanti. Ovviamente il saluto va a tutte le autorità civili militari, io qui non conosco tutti, quindi agisco il saluto a tutti e dato che il padrone di casa è presente mi sembra opportuno quanto mai, opportuno, almeno un indirizzo di saluto visto che ci ritroviamo qui nel Mantiqueliana. Prego signor sindaco. Una parola di saluto e di benvenuto nel Salone Mantiqueliano che rappresenta la nostra città, la nostra municipalità. Siamo nel Palazzo della Loggia che dal 1500 ospita l'amministrazione comunale. Guardando fuori da queste vetrate vedrete invece la Torre Civica dove per altri 500 anni il libero comune di Brescia ha avuto la propria sede. E quindi siamo nel posto giusto per questo momento di riflessione, di conoscenza, di una vicenda che ha riguardato il nostro paese, ma molto le nostre terre, i nostri uomini. Quindi ecco, ha una certa emozione, devo dire che questo video è molto efficace, molto toccante, molto diretto, che vi auguro davvero di passare alcuni momenti importanti di riflessione. Questo cementifica anche la nostra comunità. Dico sempre, la memoria è fondamentale perché se no non si costruisce, non si hanno i fondamenti, non si hanno i basamenti su cui erigere la propria casa che guarda verso l'alto. E quindi vi ringrazio moltissimo, ringrazio la sezione Ana di Brescia, il suo presidente, ringrazio il presidente nazionale qui presente, ringrazio chi ha voluto questa occasione e per aver scelto questo luogo, che non è una scelta scontata, perché si poteva andare in un teatro, si poteva andare in un'altra sede. Mi piace molto che abbiate scelto la sede della municipalità come simbolo di legame, di profondo legame tra la storia degli Alpini e la storia di questa comunità. Buona continuazione. Grazie signor sindaco. Ha citato la sigla iniziale, la sigla è toccante, va detto a titolo di informazione che i disegni sono fatti dall'architetto Marco Trecalli e nel fondo della sala vedete una copia, è un illustratore appassionato ovviamente di Alpini e di disegno e ha illustrato parte della ritirata di Roscia, quindi la giusta citazione è da lui. Entriamo nel merito della serata. Allora, la serata, come dicevo, prevede un'introduzione al tema da parte del comandante della brigata taurinense, il generale Piasetti, che gli passerò la parola a minuti, e poi ci saranno quattro interventi di quattro capitani che illustreranno in maniera progressiva, cronologica, oserei dire, tutti i vari diciamo fatti storici che hanno impegnato non solo le truppe alpine ma l'ottava armata sul fronte russo. Quindi ci sarà una ricostruzione storica che parte appunto dall'entrata delle truppe italiane di fianco dell'asse sul fronte orientale fino alla ritirata e fino anche al dopoguerra e al ricordo di una giornata così importante come quella di Nikolaevka ma di tutta la campagna. Il sindaco citava benissimo, siamo in terra bresciana, terra toccata nel vivo da quello che è stato il ricordo. Ogni monumento,
Bresciano ricorda gli alpini, non solo nel Bresciano, ma ricorda gli alpini dispersi e caduti in Russia, perché appunto i reggimenti, soprattutto il quinto e il sesto reggimento, erano composti in gran parte da leve e giovani bresciani, compreso il secondo reggimento d'artiglieria di montagna, che era il reggimento della divisione d'artiglieria della divisione tridentina. A questo punto, per entrare nel vivo della serata, cedo la parola al generale comandante della Taurinense, che illustrerà la progressione degli interventi. Poi staccheremo ogni tanto con qualche lettura, qualche intervento, anche per non annoiarvi troppo, insomma, sperando che sia comunque una serata positiva e diciamo per acquisire o per suscitare in voi qualche, diciamo, curiosità in più da poter approfondire sulla sterminata, diciamo, bibliografia che c'è appunto sulla ritirata di Russia. Cedo la parola al generale comandante del Presidio. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto saluto i cittadini di Brescia, il primo cittadino. Siamo particolarmente onorati di essere qui oggi, anche perché Brescia, insieme a Bergamo, è capitale della cultura italiana e gli alpini sono parte della cultura, e anche il dramma, la tragedia del secondo conflitto mondiale, l'epopea del corpo d'armata alpino, ha contribuito a creare e migliorare la nostra cultura. Ringrazio il comandante delle truppe alpine che mi ha dato questa opportunità, saluto la medaglia d'oro al valor militare Andrea Adorno e ringrazio il presidente della sezione ANA di Brescia, perché noi siamo qui perché il presidente dell'ANA di Brescia ci ha chiesto di illustrare la relazione storica sulla battaglia di Nikolajev. Qualcuno potrebbe dire: ma che ci azzecca la Taurinense con la battaglia di Nikolajev? Gli alpini della Taurinense, con la consueta ironia che da sempre contraddistingue gli alpini, direi da 150 anni, dicono che noi ci prendiamo tutti gli appalti. Certe volte è vero, il problema è che qualche volta, quando ci danno il subappalto, si dimenticano di pagarci. E questo, al di là dello scherzo, perché la Taurinense? La Taurinense ha ereditato una serie di tradizioni. La divisione Taurinense, la divisione Martire, ha lasciato le proprie tradizioni e tuttora oggi due bandiere di guerra, decorate entrambe di medaglia d'oro al valor militare, sono il simbolo di due dei nostri reggimenti. Dal 1997 ha fra le proprie fila il 9° reggimento alpini, con battaglioni L'Aquila e Vicenza, che si sono immolati a Salemigliano insieme alla divisione Iulia. E nei combattimenti di Nikolajevka era presente il 30° battaglione Genio, o Genio Guastatori Alpini, oggi inquadrato nel 32° reggimento della Brigata Taurinense, le cui compagnie Tormenta e Valanga, insieme alla terza compagnia Folgore che combatté ai Lanamein, furono completamente distrutte nel corso di questi combattimenti. Abbiamo poi preso un'altra decisione nel affrontare questo compito. Siccome si parla tanto di giovani, abbiamo deciso di dare il compito di illustrare la relazione storica a tre giovani capitani. E per selezionarli abbiamo usato un metodo alpino. Abbiamo preso la lettera del colonnello Faldella al figlio Franco, scritta esattamente 80 anni fa, nel novembre del 1942, nel quale da padre, il colonnello degli alpini, scriveva al figlio il giorno in cui si presentava con l'Italia in guerra al terzo reggimento alpini e gli diceva come doveva essere un ufficiale degli alpini. Gli diceva che non doveva essere buono, non doveva essere accondiscendente, doveva essere in gamba. Allora noi abbiamo cercato quattro capitani che potenzialmente potrebbero essere in gamba. L'ultimo punto riguarda i riferimenti. Sulla campagna di Russia si è scritto tanto. Abbiamo, col filmato precedente,
onorato la memorialistica, perché è molto importante, perché fa capire i sentimenti di coloro che 80 anni fa hanno affrontato questa tragedia. Memorialistica che abbiamo esaltato poco tempo fa insieme alla nostra fanfara, alternandone l'interpretazione a dei brani musicali della tradizione alpina, per cercare di far capire e far pensare le persone che a Mondovì, onorando la Cunense, potessero pensare solo per un attimo di trovarsi a fianco dei nostri alpini nella steppa russa. Poi abbiamo guardato a quali documenti prendere a riferimento per la nostra relazione. Ne abbiamo selezionati due, uno più generale, si tratta di un'opera dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, le operazioni sul fronte orientale, edita nel 1993, un'opera completa che inserisce al proprio interno dei documenti storiografici eccezionali. E poi abbiamo voluto invece prendere un'opera della tradizione alpina. Proprio 50 anni fa, quando le truppe alpine hanno compiuto i loro primi 100 anni, l'Associazione Nazionale Alpini dava il compito a Emilio Faldella, generale in pensione, di scrivere la prima storia degli alpini, era il 1972. Pochi anni dopo, se non ricordo male nel 77, da quell'opera Faldella estrasse le truppe alpine nella Seconda Guerra Mondiale, con una prefazione peraltro di Caccia Dominioni, famoso in tutta Italia e nel mondo per aver dedicato la sua esistenza a raccogliere i resti dei nostri caduti a Della Lamei. Quindi questi sono i nostri riferimenti. L'ultimo punto, e poi cominceremo l'esposizione, riguarda l'attualità dell'esame storico che stiamo facendo adesso. I nostri alpini e i loro comandanti, tutti quanti con una esperienza militare notevole, i tre comandanti delle divisioni, il comandante del corpo d'armata, da giovani ufficiali avevano avuto il battesimo del fuoco nella guerra di Libia, che non è stata una passeggiata. L'esercito ottomano ha respinto con gravissime perdite lo sbarco a Gallipoli. Le truppe del Commonwealth hanno lasciato oltre 20.000 morti sulle coste turche. Quindi i nostri giovani tenenti Nasci, tenenti Ricagno, tenenti Reverberi e tenenti Battisti hanno cominciato la loro vita militare in Libia. Hanno poi, nei gradi di capitano e di maggiore, affrontato la Prima Guerra Mondiale. Penso al generale Battisti, che alla testa dell'Exil ha combattuto sul gruppo della D'Amello, che ha conquistato il Corno di Cavento. Io sul Corno di Cavento ci sono stato in tempo di pace con i miei alpini ed è stata durissima. Figuriamoci in tempo di guerra. Tutti e tre hanno partecipato alla campagna di Grecia come capi di Stato Maggiore dei corpi d'armata e in alcuni casi anche come comandanti di divisione. Quindi conoscevano, avevano chiara le difficoltà di questo conflitto. Questo per dire che, ne parleremo al termine della nostra relazione, fu una guerra sbagliata, fu una guerra di aggressione. La difesa e il controllo democratico della difesa sono dei valori che questa tragedia ci ha insegnato, sono dei valori sui quali che dobbiamo continuare a difendere. Per difendere questi valori non si apre un rubinetto e scorre il flusso della difesa. Per costruire una difesa in grado di difendere la democrazia ci vuole il contributo di tutti, tutti i giorni, anche quando sembra lontano dai problemi della contingenza. Grazie. Grazie generale. Cominciamo con l'inquadramento storico. Quindi invito sul palco il capitano Marlene Medizza per parlarci della campagna sul fronte orientale. Prego, capitano.
violazione al patto di non aggressione Ribbentrop-Molotov stipulato tra il ministro degli esteri tedesco e l'omologo sovietico nel 1939. Il 22 giugno 1941 i nazisti pianificarono l'invasione dell'Unione Sovietica lungo tre direttrici che portavano a Leningrado, a Mosca e a Stalingrado, direttrici divergenti tra loro. Lungo un fronte estremamente ampio dal Golfo di Finlandia fino al Caucaso, che contava più di 2.900 km. Assieme ai tedeschi partecipavano anche unità finlandesi, unità ungheresi e unità rumene. Il governo italiano era stato avvisato di questa offensiva, ma non era stata richiesta la nostra partecipazione. Allora perché, a cosa dobbiamo attribuire la partecipazione italiana? Mussolini voleva una partecipazione italiana per tre motivi. Il primo, la propaganda antibolscevica portata avanti dal regime fascista. La seconda, la convinzione che la guerra sarebbe stata estremamente breve, si sarebbe conclusa l'estate stessa. E il terzo, il ruolo di primo degli alleati, che vedeva sempre gli italiani a fianco dei nazisti e che voleva riabilitare appunto a questo ruolo dopo i leggeri insuccessi in Africa e in Grecia. Dopo un iniziale rifiuto dei tedeschi, il contingente italiano venne accettato a patto che fosse autotrasportato. L'Italia prendeva parte così alla più grande offensiva della storia dell'umanità, che vedeva oltre 3 milioni di soldati con migliaia di aerei e carri armati invadere il fronte russo tenuto da 4 milioni e 700 mila uomini. Iniziava per noi la famigerata campagna di Russia. Il corpo di spedizione italiano in Russia contava 65 mila effettivi, organizzati in tre divisioni. Due divisioni di fanteria, la Pasubio e la Torino, e la terza divisione Celere, che era composta da due reggimenti di cavalleria, il Savoia e il Novara, il terzo reggimento bersaglieri, la legione camicia e tagliamento. Inoltre, aggregati c'erano reparti di servizi, i carabinieri, una squadra aerea e due formazioni navali. Il nostro contingente arrivò nel 1941 in treno in Romania, ma subito si evidenziarono le prime difficoltà a causa delle distanze e del terreno che erano proibitivi per le nostre unità che si potevano definire autotrasportabili. Infatti la capacità di trasporto era solo parziale ed erano stati previsti dei cicli viaggio per movimentare le unità. Dopo i primi mesi di guerra di movimento, con l'arrivo dell'inverno, il contingente si dovette attestare per riorganizzarsi a difesa. E dopo poco, il giorno di Natale, i russi sferrarono una prima controffensiva che venne inizialmente respinta. Il corpo di spedizione italiano in Russia contava alla fine di questa fase 11.000 tra morti, dispersi, feriti e congelati. Questo impose al generale Messe di scrivere una relazione sulla logistica, sugli equipaggiamenti e sull'organizzazione delle proprie forze al comando superiore. Questa relazione venne recepita, ma solo in parte, per problemi organizzativi, strutturali, industriali del sistema paese dell'epoca. Nel febbraio del 1942 arrivò il primo reggimento, la prima unità alpina in Russia, il battaglione Sciatori-Montecervino. Successivamente, il mese successivo, arrivarono anche il 6° reggimento bersaglieri e il 120° reggimento artiglieria motorizzata. Nel frattempo, i tedeschi erano bloccati a 50 km da Mosca e alle porte di Stalingrado. Chiesero a gran voce dei rinforzi italiani, che vennero individuati nel secondo corpo d'armata, con le divisioni di fanteria Cosseria, Ravenna e Sforzesca, e le divisioni alpine Tridentina, Iulia e Cunense. Inoltre venne individuata anche la divisione Vicenza,
che però era priva di armamenti pesanti e aveva compiti di controllo delle retrovie. Gli italiani avrebbero dovuto essere inviati sul Caucaso per combattere una guerra in montagna e per questo vennero riequipaggiati. Le divisioni erano comandate rispettivamente dal generale Reverberi, dal generale Ricagno e dal generale Battisti. Nasceva così l'ARMIR, l'Armata Italiana in Russia, che contava 220.000 effettivi. Come detto, il settore d'operazione per i nostri alpini era il Caucaso. Arrivati con un lungo e logorante trasporto ferroviario in Russia nel 1942, iniziarono il movimento appiedato verso il settore assegnato. Solo ad agosto arrivò il controordine che vedeva l'impiego dei nostri militari non più sulle montagne del Caucaso, bensì sul fronte del Medio Don. Gli alpini passavano quindi dalle dipendenze della 17esima Armata Germanica a quelle dell'8ª Armata Italiana. Molto rappresentativo è l'esempio della divisione cuneese che dalla zona di scarico dei treni alla linea difensiva dovette percorrere 800-900 km a piedi a tappe forzate, con notevoli difficoltà. Sicuramente le più evidenti sono quelle climatiche. Ad agosto, comunque d'estate, nella steppa c'erano picchi di 40 gradi sopra lo zero, ma anche altre criticità come riuscire a conservare i cibi, trovare acqua potabile o anche il più semplice carburante per movimentarsi. Infine, anche i materiali delle trasmissioni non erano idonei per le distanze estremamente ampie della steppa russa. Gli italiani vennero schierati quindi sul Don con l'8ª Armata Italiana, il corpo d'armata alpino più a nord con le sue divisioni, la Tridentina, la Julia e la Cuneese, seguiti dalle divisioni di fanteria. A nord il limite di settore italiano era con la seconda armata ungherese, mentre a sud-est con la terza armata rumena. Il fronte era estremamente ampio, era 6 volte più ampio di quanto previsto dalla dottrina dell'epoca. Agli alpini era stato assegnato un fronte di circa 70 km. Dobbiamo tenere presente anche che le divisioni all'epoca erano state riconfigurate da divisione ternaria, tipica del Regio Esercito, a divisione binaria, vale a dire con solo 2 reggimenti di fanteria. Ciò creava la difficoltà di avere delle unità in riserva. Inizialmente ci fu una stasi operativa, si riuscirono a scavare trincee, postazioni per le armi di reparto, ricoveri, magazzini interrati e anche ostacoli passivi quali fossati anticarro e reticolati. Infine, ostacoli attivi con i campi minati. Gli italiani però, e soprattutto gli alpini, non erano stati concepiti per questo tipo di scontro. L'impiego in linea, infatti, prevedeva degli armamenti diversi, dei quali non eravamo dotati. Ad esempio, le armi controcarro non erano idonee per forare i carri sovietici, le artiglierie terrestri e contraeree non erano sufficienti e c'erano altre criticità per le armi di reparto posizionate circa una ogni 200 metri, per il vestiario, per i mezzi e per il carburante. Quindi questo è lo scenario, diciamo, di partenza. Questa è la cornice, ecco, chiamiamola la cornice. Ora entriamo invece nel merito delle offensive. È una parte un po' complessa perché poi le offensive praticamente si sviluppano tra il 42 e il 43. Qui viene rotto il fronte, si rinnova il sacrificio della Julia, perché la Julia praticamente viene spostata dal fronte del Don per tamponare il buco sul Kalitva, combattesi di sangue per circa un mese,
non per senza ottenere risultati, e da qui comincia poi la successiva ritirata con il ripiegamento. Quindi a farci questo quadro, devo dire abbastanza complesso, ma è molto preparata ed è brava, il capitano Marisa Giovanna Delia. Buonasera a tutti. Abbiamo visto quindi, grazie al nostro collega, come si sono posizionate le nostre truppe sul Don. Adesso andiamo a vedere come viene effettuata l'offensiva russa sul Don, al fine di riguadagnare terreno e riconquistare la città di Stalingrado. Ovviamente obiettivo molto importante sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista morale per l'esercito russo. Quindi vediamo l'operazione Urano del 19 novembre 1942 con interessate la terza armata rumena, la sesta e la quarta armata germanica, esattamente a sud dello schieramento italiano. L'operazione Piccolo Saturno del 16 dicembre del 1942 che vede impiegato lo schieramento italiano stesso a partire dal fiume Calitva a sud. E l'operazione Ostrogosh-Rossosh del 15 gennaio 1943 che vede impegnata la parte nord con riferimento al nostro schieramento della seconda armata germanica e della seconda armata ungherese. Quindi tutto l'asse viene coinvolto nelle operazioni offensive russe. Da premettere che in entrambe le operazioni vedremo come effettuavano i russi, diciamo, i loro principali attacchi, quindi la loro tattica offensiva si basava su tre principi fondamentali, che erano quello dello sfondamento, accerchiamento e annientamento. Poi lo vedremo ancora meglio nel dettaglio. Come effettuavano lo sfondamento? Attraverso innanzitutto in prima battuta l'artiglieria, seconda battuta esercito corazzato che doveva sfondare le linee difensive e entrare in profondità. Ovviamente dovevano essere accompagnati, sostenuti dalle truppe motorizzate e dalla cavalleria russa. Operazione Urano, andiamola a vedere nel dettaglio. Del 19 novembre abbiamo detto la terza armata rumena, la sesta e la quarta armata germanica con i settori di riferimento: terza armata rumena a nord, sesta armata germanica con epicentro a Stalingrado e la quarta armata germanica a difesa del settore sud dello schieramento. L'obiettivo russo qual era? Isolare le forze tedesche, in particolare la sesta armata germanica, da qualsiasi rifornimento e supporto logistico, anche di truppe. Quindi i russi si suddividono in fronti, per fronti intendiamo gruppi di armate, e abbiamo il fronte di sud-ovest, il fronte del Don e il fronte di Stalingrado, che insistono appunto sui relativi settori di competenza. Queste sono le direttrici di attacco convergenti su Kalak e vediamo come si vanno a creare effettivamente le sacche che hanno permesso ai russi di accerchiare ed isolare la sesta armata germanica da qualsiasi rifornimento logistico e di truppe amiche. Quindi il 22 novembre 14 divisioni tra tedeschi e rumeni vennero distrutte, altre 22 per un totale di 350.000 uomini accerchiate a Stalingrado. Cosa fanno la terza armata rumena e la quarta armata germanica? Il rimanente ovviamente di queste armate si sposta più a sud e si attesta lungo il fiume Cir, sempre con Berseskaya come limite di settore più a nord con termine con le nostre truppe. Quindi a sud del nostro schieramento, terza armata rumena, sesta e quarta armata germanica vengono interessate ed annientate. Adesso entriamo nell'operazione Piccolo Saturno, però rifacciamo un quadro della situazione delle nostre truppe. A nord abbiamo la seconda armata ungherese, a sud la terza armata rumena, come abbiamo visto, annientata dall'esercito russo, corpo di armata alpino con la Tridentina, la Julia, la Lagunense, Rossosh come sede del comando del corpo di armata alpino e della logistica, in particolare della divisione Lagunense, e la Vicenza nelle retrovie.
Abbiamo il secondo corpo d'armata con la Cosseria e la Ravenna. Tra la Bunense e la Cosseria, importante, vi è il fiume Caritva. Poi vediamo la 298esima divisione tedesca, la divisione Vasubio, la Torino, la Celere e la Sforzesca. Come diceva precedentemente il mio collega, dal 20 di settembre, quindi da quando si sono posizionate le truppe italiane, al 17 dicembre del 42, c'è stato questo periodo chiamato di stasi operativa. Cosa significa? Significa che da entrambe le parti non ci sono stati effettivi conflitti, ma diciamo che stavano iniziando a studiarsi. Okay? Quindi come si studiavano le controparti? Effettuando entrambi pattuglie di ricognizione, azioni di cecchinaggio, acquisizione di informazioni. Cosa importante, nel contempo i russi hanno potuto vedere quali erano le debolezze del nostro schieramento, in particolare, come diceva appunto prima il mio collega, come erano disposti, quindi questo schieramento molto filiforme, molto debole sul fronte, e soprattutto iniziarono quindi a trovare delle teste di ponte, in particolare nel settore della divisione Ravenna, che effettivamente vennero conquistate. Oltre a questo, venne intensificata la propaganda nemica. Cosa facevano i russi? Lanciavano tramite aerei sulle teste dei nostri soldati questi volantini che venivano considerati dei lasciapassare. I nostri soldati con questo volantino alla mano potevano presentarsi all'esercito russo e fatti prigionieri e successivamente al termine della guerra rilasciati, quindi praticamente li stavano incentivando alla resa. Proprio perché si erano iniziati, diciamo, le nostre pattuglie di ricognizione avevano evidenziato dei movimenti particolarmente sul fronte della Cosseria, del Caritva e della Bunense, il 10 dicembre ci fu un incontro al nuovo Caritva del generale Emilio Battisti, di divisione Emilio Battisti, comandante della Bunense, e del generale di divisione Gazzale, comandante della Cosseria, i quali entrambi convenivano sul fatto che la piana del Caritva era una facile via di penetrazione per le truppe corazzate sovietiche. Quindi chiesero, visto anche, come diceva precedentemente il mio collega, un'esigua presenza di artiglierie e armi controcarri, chiesero supporto alle superiori autorità per avere un reintegro che non venne effettivamente eseguito. Vennero semplicemente dati dei pezzi da 88 tedeschi che vennero sempre posizionati nel fronte della Cosseria e del Caritva, ovviamente però non furono abbastanza. Come abbiamo detto, importante inizialmente che i russi presero delle teste di ponte nel settore della Ravenna proprio per il motivo che adesso andremo a vedere. Quindi il 16 dicembre del 42 inizia l'operazione Piccolo Saturno con la prima armata della Guardia Russa che sfonda la difesa della divisione Ravenna proprio grazie alle teste di ponte prese durante, diciamo, il periodo di stasi operativa. La terza armata della Guardia che sfonda la terza armata rumena a Veselskaya perché già debole successivamente all'operazione Urano vista in precedenza, ponendosi esattamente a sud dei due corpi d'armata italiani. La sesta armata russa cosa fa? Fissa la Cosseria per fissaggio, un termine, diciamo, militare che sta a significare la impossibilità di muoversi della Cosseria per poter andare a supporto della Ravenna. Quindi i russi hanno fissato la Cosseria proprio per far sì che essa non potesse muoversi a supporto degli altri corpi d'armata. Il 21 dicembre del 42 l'operazione Piccolo Saturno andò a buon fine. Infatti i due corpi d'armata italiani vennero accerchiati, vennero poi le divisioni accerchiate effettuarono successivamente un ripiegamento abbastanza confuso e la Cosseria anche venne sostanzialmente annientata. Quindi, quali furono state le conseguenze sul nostro schieramento? La divisione Giulia
il 16 di dicembre venne chiamata a sud del Califfa per sostituire la Russeria, il cui comando anche si spostò da Tale a Mitrofanovka proprio perché dovettero arretrare e cedere le loro posizioni. La divisione Vicenza dalle retrovie passa a prendere le posizioni della divisione Iulia. Abbiamo quindi un rimodulamento dello schieramento, quindi il nostro lato più a sud diventa il fiume Derpund, quindi ci stringiamo perché non abbiamo più le forze necessarie per poter tenere tutto quel fronte. E si va a formare il 24° Corpo d'Armata Corazzato tedesco sotto il comando del generale Wendel, dove vediamo inquadrata la divisione Iulia. E poi abbiamo il Corpo d'Armata Alpino, con gli stessi settori di prima, solo che abbiamo la Tridentina, la Vicenza al posto della Iulia e la Brunense. Abbiamo ancora rimaste integre la seconda armata ungherese e la seconda armata germanica su Voronezh. Il periodo compreso tra l'operazione Piccolo Saturno e il ripiegamento del Corpo d'Armata Alpino è caratterizzato dal continuo logoramento da parte delle truppe russe sul settore del Novo Califfa, per far sì, per sfondare quel settore ed entrare poi nelle retrovie per arrivare allo Sosh. Questo intento dei russi non fu eseguito proprio grazie, diciamo, al valore della divisione Iulia, che difese quel settore fino allo estremo sacrificio, tant'è che il generale Wendel riconobbe il valore dei nostri alpini tramite questa frase: i miei carri armati sono gli alpini italiani. Quindi i russi non riescono a penetrare sulla piana del Califfa per arrivare a Rossosh, decidono quindi di effettuare un'ulteriore operazione chiamata Ostrogosh-Rossosh. Quindi il loro obiettivo era quello di autoalimentarsi, quindi aumentare le proprie forze per annientare la difesa sia del 24° Corpo Corazzato tedesco, la seconda armata ungherese e la seconda armata germanica, proprio per accerchiare il Corpo d'Armata Alpino. Quindi prendiamo come riferimento le due città principali, che sono Alexeyevka e Rossosh, i settori della seconda armata ungherese. Quindi adesso vediamo le direttrici di attacco dei russi da nord verso sud, l'armata germanica e le direttrici di attacco dei russi e le tre sacche successive, che videro completamente isolato il corpo d'armata alpino dal resto delle truppe. E qui vediamo appunto come anche questo settore venne invaso dalle truppe sovietiche, e l'unico, diciamo, rimasto intatto fu proprio il corpo d'armata alpino. Il generale Italo Gariboldi, comandante dell'ottava armata, resosi conto della situazione e vista anche la seconda armata ungherese iniziare il ripiegamento senza, diciamo, chiedere alle superiori autorità l'autorizzazione, ha iniziato il movimento di ripiegamento appunto una volta preso d'attacco. Quindi il 15.01, il 15 gennaio del 43, il generale Gariboldi chiede autorizzazione alle superiori autorità di ripiegare in armonia con la seconda armata ungherese. Inizialmente non gli venne accettato la richiesta di ripiegamento, ma una volta che da Rossosh il comando delle truppe italiane, in particolare del corpo armato alpino, si dovette spostare a Podgorgoglie, perché proprio il 15 venne conquistata Rossosh, da lì arrivò l'autorizzazione al ripiegamento. L'ordine del ripiegamento cosa diceva? Di raggiungere l'allineamento Valui-Chirovenchi e successivamente schierarsi proprio su quella linea a nord-est, poiché c'erano delle unità germaniche che già erano in corso di schieramento in quella zona. Gli obiettivi del ripiegamento per divisioni erano la Tridentina e la Vicenza a Valuiki, la Brunense a Novo Alessandroga a metà strada e la Iulia inserita nel 24° Corpo Corazzato Germanico a Rovenchi. Gli itinerari avrebbero dovuto essere questi: Tridentina e Vicenza da Podgorgoglie a Valuiki, quindi la Tridentina aveva come obiettivo
Valuiti, la Bonense da Popoca a Nova Alessandroca e la Iulia, inserita nel 24° corpo della corazzata tedesco, Rovenchi. Il ripiegamento da ordine non doveva avvenire prima delle ore 16 del 17 gennaio del 43. Cosa successe nel frattempo? La sera del 15, quindi successivamente alla emanazione di tale ordine, Rossosh venne conquistata dai russi. Quindi il 16 di gennaio ci fu l'incontro a Podolgoje del generale Gabriele Nasci, comandante del corpo d'armata alpino, e del generale Ebel, comandante del 24° corpo corazzato tedesco. Si sono incontrati per discutere su come riconquistare Rossosh, perché senza Rossosh non si poteva aprire il varco per arrivare a Valuiki. Ci si rese conto che con le forze attualmente presenti, soprattutto delle truppe insistenti in tale settore, quindi della divisione Iulia e del 24° corpo corazzato tedesco, ci si rese conto che questo obiettivo di riconquista di Rossosh non era più possibile. Di conseguenza, inoltre, tra l'altro, anche Ebel chiese al generale Nasci di prendere sotto il suo comando non solo il corpo d'armata alpino, ma anche le sue truppe del 24° corpo corazzato, perché ovviamente erano, diciamo, ormai erano logorate dai combattimenti precedenti. Quindi il mattino del 17 gennaio il comando dell'ottava armata sanzionò il passaggio alle dipendenze del generale Nasci del 24° corpo corazzato e alle 11 il messaggio di autorizzazione del ripiegamento, quindi non più passando per Rossosh, ma passando da Popoca a Podolgoje. Quindi la Bonense e la Iulia dal Calitva andarono a Popoca e la Tridentina, la Vicenza, il comando del corpo d'armata alpino che era già presente a Podolgoje perché avevano effettuato l'incontro tra i due generali, e il rimanente corpo corazzato tedesco con le unità corazzate iniziarono appunto il ripiegamento da Podolgoje. Inizialmente il ripiegamento era abbastanza lineare finché la Bonense e la Iulia non trovarono il primo sbarramento russo a Novopostoyalovka. Infatti tra il 19 e il 20 di gennaio la Bonense e la Iulia vennero praticamente decimate durante questa battaglia perché erano già sofferenti in carenza di forze viste l'operazione Piccolo Saturno. Di conseguenza tentarono, sapendo che la Tridentina aveva come obiettivo Valuiki, tentarono di immettersi, diciamo, dietro nelle retrovie della Tridentina e cercare appunto di effettuare il loro stesso itinerario. La differenza tra la Tridentina e la Bonense e la Iulia qual era? Che la Tridentina ancora non era stata implicata in alcun combattimento, quindi diciamo che era ancora, diciamo, capace di combattere, aveva ancora le capacità appunto per aprirsi la strada dai russi, che trovarono lungo appunto la via. Ma altra caratteristica fondamentale era che nella Tridentina c'era il comando del corpo d'armata alpino che riceveva tutte le comunicazioni sull'aggiornamento delle posizioni russe e soprattutto grazie alla ricognizione aerea tedesca, che quindi li teneva aggiornati mano a mano sulle posizioni russe, cosa che non avevano la Bonense e la Iulia. Tra l'altro, tra le divisioni, come disse proprio il mio collega precedentemente, c'era una carenza di comunicazioni proprio dovuto alla vastità della steppa russa. Di conseguenza la Bonense, la Iulia e la Tridentina non comunicavano. Quindi la Tridentina ricevette informazioni tale per cui da Valuiki venne deviata a nord per andare verso Nikolajevka. La Bonense e la Iulia non ricevettero tali informazioni, pensando di effettuare lo stesso itinerario della Tridentina, si avviarono verso Valuiki. A Valuiki ci furono per l'appunto i russi che avevano preso la città, ci furono i russi, diciamo, ad aspettarli
e lì la Lunense e la Iulia furono definitivamente annientate, compresi i due generali comandanti che vennero per l'appunto fatti prigionieri con tutti i superstiti. Volevo citare un brano, leggo testualmente, di Alfio Caruso, Tutti vivi all'assalto. Le future relazioni della Wehrmacht affermeranno che il piano migliore sarebbe consistito nell'inviare alcuni reparti oltre Nikolaevka per attaccarla da nord, dove non c'erano difese. Ma sarebbe stato necessario informare Chierici era il tenente colonnello comandante dell'avanguardia del 6° reggimento alpini, il primo che arrivava su Nikolaevka, che il nemico non disponeva di truppe oltre la città. In particolare l'ha colto la ricognizione aerea della CICO, come citava appunto il capitano. Atterrata alle 9 a Nikitovka e subito inviata in ricognizione. A bordo dovrebbe esserci il maggiore Alessandro Ambrosiani, capo di Stato Maggiore della Trentina. Chiunque ci sia stato, al ritorno ha relazionato Nasci e Reverde, ma nessuno in quel frangente ha pensato di informare Chierici. Quindi alla mattina del 26 gennaio il capitano Donà del Verona, il capitano Zani della 255 del Valchiese, il maggiore Bracchi del Vestone, il capitano Signori della 55 del Vestone, il tenente Occhi della 53 del Vestone, il tenente Pendoli della compagnia comando del Vestone, con il capitano Collo del secondo misto genio, attaccano Nikolaevka. La battaglia prosegue per tutta la giornata. Alla sera si spera che arrivi il battaglione Edolo, ancora diciamo in forze. Dante Benotti con l'Edolo arriva, l'Edolo viene lanciato nella mischia, ma non si riesce a passare. Qui l'episodio famoso, ormai conosciuto, del generale Reverberi, ma lasciamo il racconto dell'avvicinamento, poi magari ci ritornerò, al capitano Durante. Buonasera a tutti. Per l'appunto, come appena accennato, rivedremo il movimento della colonna della divisione tridentina dal 17 di gennaio, ordine del ripiegamento. La divisione tridentina si imbatté durante la marcia di ripiegamento in 11 combattimenti particolarmente onerosi e riuscì a superarli tutti anche grazie, per l'appunto, come è stato accennato precedentemente, dalle comunicazioni che gli venivano fornite dall'aeronautica tedesca. Il ripiegamento della divisione della colonna della Tridentina, condotto dal generale Reverberi, comandante della divisione stessa, continuò lungo tutti questi combattimenti fino al 25 di gennaio del 1943. Alla mattina del 25 di gennaio del 1943 la divisione tridentina arrivò nei pressi dell'abitato di Nikitovka. Grazie alle informazioni che venivano date al comandante Reverberi, il generale comandante gli degli ordini all'avanguardia, cioè composta da due parti del 6° Alpini, di sistemarsi negli abitati poco più avanti di Terentina e di Arnautovo. E al punto alpini e al resto della colonna dei cosiddetti sbandati che seguiva ed era confluita nella divisione tridentina, di sistemarsi presso l'abitato appena raggiunto di Nikitovka. Le informazioni che vennero consegnate al generale Nasci, che seguiva la divisione tridentina, e al generale Reverberi erano quelli di preponderanti forze russe situate nell'abitato di Nikolaevka, principalmente composte dalla 48esima divisione di fanteria delle guardie appartenente alla terza armata corazzata comandata dal generale Reverberi. Un piccolo appunto relativo all'armata corazzata: la terza armata fu una delle più agguerrite e vincenti dell'intero conflitto per quanto riguarda l'armata rossa. Di conseguenza, la sera del 25 di gennaio, il generale Reverberi diede i propri ordini ai suoi comandanti.
La partenza per tutti i reparti dislocati nelle tre cittadine sarebbe dovuta avvenire alle 6 del mattino del giorno seguente. L'attacco all'abitato di Nikolaevka l'avrebbe dovuto condurre parte dei reparti del Sesto Alpini dislocati a Terentina e il quinto si sarebbe dovuto muovere alle ore 06 con il battaglione tirato in testa e si sarebbe anche dovuto occupare di formare uno sbarramento a nord-ovest della direttrice che portava all'abitato di Nikolaevka al fine di evitare che la colonna di sbandati con tutti i loro carriaggi superasse i reparti che si sarebbero dovuti occupare dei combattimenti. E sempre lo stesso quinto si sarebbe dovuto occupare anche del dispositivo di sicurezza a Nikitovka per il comando di corpo d'armata. Il caposaldo comandato dal tenente Gazza, comandante della 253esima compagnia del battaglione Valchiese, organizzò la difesa dell'abitato di Arnautovo, località dove si era dislocata la seconda parte dell'avanguardia del Sesto Alpini. Però alle mezzanotte della notte tra il 25 e il 26 di gennaio ingenti forze russe attaccarono l'abitato lungo la direttrice che li avrebbe portati a Nikolaevka e soprattutto sfruttando quei domini di quota vicino all'abitato di Arnautovo, nello specifico la quota 210-4 a ridosso, per l'appunto, a nord dell'abitato. Da qui ingenti forze corazzate e di fanteria russe giungevano costantemente e il caposaldo del tenente Gazza si difese strenuamente per diverse ore. Intorno alle 5 del mattino del 26 di gennaio, durante una brevissima pausa dell'attacco subito dai nostri alpini, il tenente Gazza riuscì a staccarsi dalle proprie posizioni, andare verso sud per incontrarsi con l'ormai in movimento, a causa di un anticipo dell'ordine di movimento alle ore 05, dell'avanguardia del quinto alpini che muoveva da Nikitovka. Qui il tenente Gazza incontrò il maggiore Maccagno, comandante del Tirano, gli spiegò la situazione nell'abitato di Arnautovo e il maggiore Maccagno aumentò il passo al fine di arrivare presso l'abitato e supportare il caposaldo. Giunto ad Arnautovo dispose le proprie forze con le tre compagnie ad attaccare le forze russe lungo la direttrice che portava Nikolaevka e con la compagnia comando e la compagnia armi di accompagnamento, la 109esima, diede ordine di compiere una manovra di avvolgimento attorno alla quota 210-4 al fine di colpire sui fianchi e sul tempo le forze russe. Queste manovre ebbero successo dopo circa 5 ore, al termine del quale il combattimento si concluse. Nel frattempo, presso Terentina, le forze della prima parte dell'avanguardia del Sesto Alpini avevano cominciato il loro movimento alle ore 05. Giunti in prossimità di un pendio particolarmente ripido che dominava l'abitato di Nikolaevka, il tenente colonnello Chierici, poc'anzi citato, comandante del battaglione Valchiese, che comandava per l'appunto la prima parte dell'avanguardia del Sesto Alpini, si recò in ricognizione utilizzando e sfruttando gli ultimi semoventi rimasti del 24esimo corpo corazzato tedesco. Giunto in prossimità del pendio che dominava Nikolaevka, notò immediatamente che la chiesa posta sulla sommità del pendio retrostante l'abitato sarebbe stata il punto nevralgico della manovra di avvolgimento che avrebbe coinvolto i propri reparti. Notava inoltre che oltre il pendio ripido sulla quale si trovava lui, a fondo valle era presente lungo il perimetro est dell'abitato di Nikolaevka e che scendeva da nord a sud un grosso terrapieno di circa 2 metri che difendeva una ferrovia a doppio binario. Subito dopo questa ferrovia si apriva per l'appunto l'abitato di Nikolaevka con le proprie isbe, dove era localizzato il nemico. Decise quindi di dare i propri ordini e al battaglione Vestone e alla compagnia di formazione del secondo genio di attaccare da destra.
al battaglione Verona di attaccare da sinistra e alla compagnia 255esima del battaglione Valchiese del tenente Zani, poc'anzi citato, di attaccare al centro. L'obiettivo era quello, per l'appunto, di raggiungere la chiesa posta in cima al pendio retrostante dall'abitato di Nicolaesi. Questo attacco doveva essere supportato dalla 32esima battaglione del gruppo Bergamo. Alle 9.30 iniziò questo attacco, si protrasse per circa mezza giornata, però purtroppo a causa anche dei combattimenti affrontati durante l'intero percorso di ripiegamento, le munizioni cominciarono a scarseggiare e di conseguenza i reparti che fino a quel momento erano riusciti a superare la ferrovia dovettero attestarsi sulle posizioni raggiunte. Alle ore 12 circa cominciarono ad arrivare presso il punto di partenza, cioè la sommità del pendio che dominava Nikolajevka, i reparti che giungevano da Arnautovo e da Nikitovka. Nello specifico il battaglione Tirano, poc'anzi riorganizzatosi dopo i combattimenti subiti da Arnautovo, e la compagnia comando del battaglione Edolo, che era riuscita a muoversi più rapidamente rispetto al battaglione stesso. Di conseguenza immediatamente il colonnello Chierici decise di mandare in rinforzo queste truppe, sulla destra il battaglione Tirano e al centro la compagnia comando del battaglione Edolo. Via via che ci si avvicinava però all'orario del crepuscolo, il generale Reverberi si rese conto che continuare a lungo il combattimento si sarebbe raggiunta velocemente la notte e di conseguenza le proprie forze avrebbero dovuto passare in combattimento e all'addiaccio l'intera notte e avrebbe portati al completo annientamento. Nel frattempo era finalmente sopraggiunto in cima al pendio il battaglione Edolo, che si muoveva sul fondo del quinto alpini nella retroguardia, antestante la colonna degli sbandati. Al momento dell'arrivo del battaglione Edolo e una volta lanciato all'attacco, schierando le proprie compagnie a destra, a sinistra e al centro, il generale Reverberi decise che per passare l'ultimo sbarramento dei russi ci dovesse essere qualcosa di motivante. Di conseguenza salì sopra l'ultimo semovente tedesco rimasto ancora efficiente e al grido di tridentina avanti riuscì a coinvolgere l'intera colonna degli sbandati che seguiva la divisione tridentina e finalmente, giunti al fondo del pendio, a superare le forze nemiche russe situate nell'abitato e a sconfiggerle e a sbaragliarle. Alle 5 del mattino del giorno seguente, il 27 di gennaio, la colonna della tridentina riprese il movimento, con sempre il sesto alpini in avanguardia. Nei tre giorni seguenti la divisione tridentina subì ancora qualche sporadico attacco da parte di partigiani russi e aeronautica russa e raggiunse il 30 di gennaio Scevecchino, luogo dove si era sistemato il comando d'armata. Lì finalmente le truppe italiane furono in salvo, però la lunga marcia di ripiegamento non era ancora terminata, perché la località dalla quale sarebbero dovute partire le tradotte ferroviarie che avrebbero rimpatriato i nostri soldati si trovava a Gomel, a circa 120 km da Scevecchino. Di conseguenza la loro marcia continuò e raggiunsero Gomel per l'appunto il 1 marzo del 1943. L'ultimo treno che rientrò da Gomel in Italia arrivò in Italia il 15 di marzo dello stesso anno, rimpatriando tutti i superstiti delle nostre divisioni. Allora, dato che siamo alla presenza, tra l'altro, del medagliere del cappello del generale Reverberi, l'onore per non tutti averlo, ritorno su tutti i libri alla Sardo, perché c'è proprio una citazione sul generale. Chissà se in quei secondi nei quali si decise la sorte di 30.000 disgraziati, al generale viene in mente quel famoso collega Arthur Wellesley, duca di Wellington. Anche egli spiava l'arrivo nella notte sulla piana di Vatlo, ma a differenza di Reverberi, l'attendeva per evitare una sconfitta e sapeva che prima della notte potevano presentarsi soltanto gli ussari del vecchio Blücher e in quel caso Napoleone sarebbe stato spacciato. In questa sperduta terra di confine fra Russia e Ucraina,
nessuno può giungere in soccorso agli alpini, che giù continuano a morire, continuano a riempire i puntini neri, il terreno nel quale reverberi spazi con il binocolo alla ricerca di indizi favorevoli. Qualcosa gli scatta dentro, istinto, rabbia, paura, sconforto. Il generale non sarà mai in grado di spiegare che cosa l'abbia spinto a salire sul blindato tedesco, a sporgersi dalla torretta e a urlare con quanto fiato in gola: Tridentina avanti. Intorno lo fecero stupiti, ma quelli della Tridentina lo conoscono, è il generale D'Asusa. Scattano gli alpini militari di tutte le divisioni, di tutte le armi. Sono i reduci dei giorni del dolore, li unisce la disperazione. Hanno compreso che non sono se non passano, è la morte. Questo era lo scenario di quel famoso, di quella famosa serata del 26 gennaio. E noi qua lo ricordiamo con queste parole che, se volete, sono un po' romanzate, però rendono bene, perché poi anche gli attori stessi di quella tragedia alla fine non sembrano mai, e noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere diversi reduci, raccontare come ne sono usciti. Bene, ora affrontiamo con il capitano Francesco Dino l'ultima parte, diciamo la parte del dopoguerra, la parte che è a ricordo e che anche oggi ci fa raccontare quello che è successo 80 anni fa. Prego. Buonasera a tutti. Quali furono quindi le conseguenze e il bilancio dei 13 avvenimenti della campagna di Russia? Citando Emilio Faldella, autore delle truppe alpine, possiamo dire che non abbiamo mai con certezza il numero dei caduti e dispersi di quei giorni. Questo perché, nonostante nel 48 il maggior esercito pubblicò un documento ufficiale in cui riportava in 34.170 tra ufficiali e truppa i caduti dispersi e in 9.410 invece i feriti congelati, questi numeri sicuramente sono sottostimati, in quanto tra i feriti congelati numerosi non rimangono successivi a causa delle ferite riportate, mentre invece, tra i caduti dispersi, molti non c'era più ritorno dai campi di concentramento russi, in quanto non sapremo mai con certezza quanti caddero durante i fatti d'arme e quanti invece furono catturati dai russi e riportati nei loro campi di concentramento. Inoltre, una ricostruzione a posteriori è resa difficoltosa dal fatto che molte unità vennero totalmente annientate, con la distruzione anche dei ruolini delle compagnie e anche durante l'invasione e l'occupazione tedesca con la distruzione di molti centri documentari dei comuni. Ma in quest'ora così buia vi furono sicuramente due fari di speranza. Il primo fu la battaglia di Nikolajevka, raccomandata poc'anzi. In questa battaglia si videro numerosi atti eroici e soprattutto fu quasi un unicum storico, una battaglia offensiva d'assalto combattuta su una direttrice opposta a quella del fronte nemico, la direttrice della ritirata, paragonabile, come ricorda il professore Marco Cimini nel suo intervento, quasi soltanto alla catabasi di Xenofonte, quindi un evento della storia antica. L'altro invece faro di speranza che emerge in quei giorni sono i sentimenti e i valori che emergono tra gli alpini che si ritirano, il valore della resilienza, i sentimenti di fratellanza e solidarietà. Molti infatti al loro rientro, come diceva Emilio Faldella, subiscono momenti di sbandamento. Sbandamento dovuto a più sentimenti contrastanti. La vergogna anche di essere sopravvissuti a questi eventi senza essere riusciti magari a salvare il proprio compagno di plotone, di compagnia, il quale molto spesso era anche compaesano, si conosceva fin da piccoli, in quanto al tempo il regolamento delle truppe alpine era territoriale. Gli altri sentimenti erano quelli invece di contrasto con magari i vecchi alpini, i quali avevano combattuto la guerra del 15-18, una guerra vittoriosa per sancire stati i confini della patria, mentre invece la guerra da loro combattuta e persa veniva in quei giorni condannata come una guerra di invasione. Ebbene, cioè, prima però ci fu un moto di rinascita, dovuto anche alla consapevolezza, secondo Giulio Bedeschi, di aver fatto qualcosa che superava quello che si credeva umanamente possibile, e quindi di aver ottenuto anche una vittoria morale da questo punto di vista. È importante e doveroso quindi citare i reggimenti alpini, i 10 reggimenti alpini, a cui fu riconosciuta la massima onorificenza militare, come al valor militare, per i fatti d'arma del fronte russo. Il primo reggimento alpini, il secondo reggimento alpini,
il 4 reggimento alpini tramite il battaglione Sciatori in Monte Cervino, il 5 reggimento alpini, il 6 reggimento alpini, l'8 reggimento alpini e il 9 reggimento alpini, insieme ai 3 reggimenti di artiglieria da montagna, delle 3 divisioni, il 2, il 3 e il 4 reggimento di artiglieria da montagna. Cominciamo, ci fu questo modo di rinascita, e infatti nel dopoguerra questi sentimenti confluirono nei reduci, i quali si unirono di nuovo in gruppi, in sezioni che rinacquero e insieme anche lì diedero una mano alla ricostruzione del paese. Nella donata del 48 di Bassano del Grappa, gli alpini mantennero la promessa di ritarsi la mano sul ponte. Il ponte venne ricostruito, il ponte di Bassano. Non solo, questa spinta continuò negli anni. Nel 40° anniversario della guerra di Nicola Jefka, gli alpini bresciani di questi luoghi, per onorare la memoria dei caduti, i fondi vivi, questo motto che gli alpini fecero proprio, costruirono una scuola qua ricordata proprio a questa battaglia. Successivamente, invece, nel 50° anniversario, si tornò là dove si era combattuto, a Rossosh, costruendo un asilo per la popolazione locale, nella cosiddetta Operazione Sorriso. Dal punto di vista militare, anche qui i reduci furono il fulcro della rinascita, aiutarono a ricostruire le truppe alpine. I reparti alpini infatti vennero ricostruiti a tappe successive, si partì dal 4, 6 e 8 reggimento, rispettivamente a Torino, Bolzano e Udine, e successivamente invece vennero ricostruite le brigate, la brigata Iulia nel 49, nel 51 la Fiorentina, nel 52 la Taurinense, e nel 53 l'Orobica e la Cadore. Vediamo qui il primo ordine del giorno della Brigata Alpina Taurinense, del primo comandante, Angelo Corrado. Ebbene, egli cita appunto la divisione taurinense e la cunense, da cui la Brigata Taurinense prende la tradizione e soprattutto il rede morale storica, e li cita per chiedere il loro aiuto nelle sfide del futuro, difficili e sconosciute. Ma non solo, non soltanto i reduci della ritirata aiuteranno la ricostruzione delle truppe alpine, ma anche coloro che ritornarono successivamente dai campi di prigionia russi e sovietici. Tra questi il generale Franco Magnani, il quale, catturato da capitano, trascorse ben 11 anni nei campi di concentramento sovietici e rientrò soltanto nel 1954 in Italia, comandando successivamente a tenente colonnello il battaglione Feltre, il battaglione Gemona, che aiutò a ricostruire il 7° reggimento alpini e infine con l'8° comandante la Brigata Alpina Taurinense. Ebbene, questa eredità continua ancora oggi. Soltanto l'anno scorso il reggimento comando e supporto tattici della Brigata Alpina Taurinense ha acquisito la bandiera di guerra del 1° reggimento alpini, diventando di fatto erede storico di questo reggimento e di cui tutti quanti noi siamo gli eredi facendo parte della Brigata Alpina Taurinense. E nella nostra immaginazione questo slancio che partì quel giorno di quella Jefka continua ancora oggi in noi che siamo gli eredi storici e morali di chi combatté quel giorno quella battaglia. Grazie capitano. Allora, prima di passare la parola al generale comandante della Taurinense, a chiusura della giornata, vi volevo leggere, ne ho scelto una, poi voglio dire, non erano tantissime, quindi ho fatto anche poco, però l'ultimo pezzo di una motivazione di una medaglia d'oro del tenente Pergo, 22 anni, valtellinese. L'ultimo pezzo vi leggo, sempre nel famoso libro di Caruso. Rifiutava di farsi trasportare al posto di medicazione e con sforzo supremo, conscio dell'imminente fine, animava i suoi alpini con i gesti e con la parola a proseguire nell'azione vittoriosa, chiudendo la sua giovane ed eroica esistenza tutta dedicata alla patria, al grido viva l'Italia e viva gli alpini. Tutto questo ci può apparire retorico per i nostri tempi e forse lo è, però quei ragazzi si giocarono la vita e ce la rimisero, e l'Italia per la quale morivano prescindeva dagli aggettivi. Non era fascista, non era monarchica, non era repubblicana,
era semplicemente la patria. In conclusione, alcuni spunti. Sulla prima parte della relazione ci dobbiamo sempre ricordare l'equilibrio fra la volontà politica, il cui controllo democratico spetta al Parlamento, e la fattibilità militare. Sulla seconda parte dobbiamo ricordarci che i nostri alpini e i nostri comandanti non erano degli sprovveduti. Hanno manovrato la battaglia difensiva, sono gli unici che nel settore di intervento fra la Cosseria e la Cuneense, grazie al sacrificio della Iulia, non hanno subito le conseguenze dell'operazione Piccolo Saturno. Sulla terza parte ci dobbiamo ricordare la leadership e la coesione. Faldella nella lettera al figlio dice: quando sarai al fronte saranno poche le notizie positive. Ti diranno che il nemico ti sta per superare, ti diranno che le nostre difese stanno cedendo, ti diranno che le munizioni stanno terminando. Solo chi riuscirà a essere incrollabile avrà lo spunto per la battaglia decisiva, lo spunto per vincere. A questo io richiamo l'urlo di Reverberi nel dire tridenti in avanti. Nel momento giusto ha capito che bisognava incoraggiare i propri uomini all'ultimo sforzo. La tridentina ha tenuto, i sovietici hanno ceduto. La quarta parte è quella più importante, quella del bilancio. La prima cosa, ci sono centinaia di migliaia di famiglie che hanno patito le sofferenze delle conseguenze della drammatica campagna di Russia. Madri che hanno aspettato per oltre 70, per molti anni i propri figli, spose che non hanno più riabbracciato il proprio sposo, figli che non hanno mai conosciuto i propri genitori. In tutte queste persone, nelle loro testimonianze, che sono arrivate direttamente a noi, anche a me, che sono figlio di orfano di guerra, e mio nonno era un artigliere della Ravenna, non è mai arrivata la rabbia, è sempre arrivato l'orgoglio, il dolore, la fatica di affrontare il dopoguerra nella povertà, ma l'onestà e il lavoro al servizio della patria. Anche questa credo che sia una lezione importante per noi che oggi, davanti a questa situazione internazionale, abbiamo il dovere morale di prepararci, abbiamo il dovere di sostenere le forze armate, di fare delle scelte difficili, pensando che le nostre forze armate sono la prima garanzia di democrazia, sono la tutela, il baluardo per la nostra Costituzione. Sono e saranno sempre a fianco dei nostri cittadini. Grazie. Bene. Grazie comandante, siamo arrivati al termine, posso dare tranquillamente, rompete le righe. Grazie.